amici dell'Orienteering, benvenuti, siamo alla grande staffetta mondiale, per qualcuno oggi soddisfazioni che valgono una carriera e invece qui c'è chi la carriera oggi la termina. Ascoltiamo e viviamo però insieme tutte queste emozioni. Oggi si chiude forse un lungo percorso iniziato 20 anni fa. Probabilmente sì, la ultima gara penso che ho fatto oggi per la nazionale, proprio quella staffetta. Sono stato 20 anni sul livello elite e mi sento un po' stanco anche mentalmente, non sono fisicamente, e per quello voglio anche dare la via ai giovani. Abbiamo buoni giovani e speriamo che vanno a buona figura sul livello internazionale. Mariano Vella Sbaraglia. Il momento più emozionante è stato alla mia partenza per la middle distance. A 5 secondi dalla partenza ho sentito veramente l'ansia e anche l'emozione salire. Sinceramente spero che ce ne sia uno più grande di momento emozionante, quindi aspettiamo. Aike Torgler. Per me l'emozione più bella del mondiale è stato quando ho sentito Simone dopo la sua sprint relay e ho sentito che è andata tutto bene ed era super felice. Dal punto di vista organizzativo l'Italia è sicuramente sul gradino più alto del podio. È stato il mondiale delle emozioni, ascoltiamole tutte! Swiss world champion here in Campioni, are you satisfied? Yes, of course, it has been a great day. A great day, yeah, it was amazing and just nice to win. Yeah, it's very cool. We are happy. Congratulations. Thank you. Thank you. Zero, presidente Fiso, si chiude il mondiale italiano. Si chiude la grande, mondiale bagnato, mondiale fortunato. Abbiamo appena concluso una staffetta dopo una settimana splendida in termini di risultato, di organizzazione e anche meteorologicamente. Per la Fiso quale bilancio? Ha un bilancio estremamente positivo, abbiamo avuto i complimenti da tutto alla Federazione Internazionale sia per l'alto livello e quindi le medaglie iridate che per tutte le manifestazioni di contorno. È stato un grande impegno, un grande sforzo organizzativo, però direi che l'Italia dell'orientamento ne esce rafforzata come immagine e come capacità organizzativa, tecnica, direi veramente uno splendido mondiale. Il tuo personale bilancio di questo campionato mondiale? Non sono contentissimo del mio long, però sì, ho arrivato 27esimo 3 giorni fa. Potevo far meglio, però devo star contento. Non ho fatto tanti errori, solo che forma fisica si cade man mano con gli anni, allora devo star contento con quel risultato. E speriamo che i nostri giovani per i anni prossimi anni fanno meglio. Un saluto ai tuoi tifosi dell'Orienteering. È grandissime, e ho sentito tutti questi anni il tifo indietro e grazie mille, grazie a tutti. Chiude così il grande mondiale italiano by Fiso, i volontari sono ancora al lavoro e stanno smantellando tutta la struttura, vedremo poi se l'Italia saprà riservarci altre sorprese.